Questo programma è offerto da... Rieccoci, seconda parte di Polifemo, l'occhio di Abate. Siamo in casa, ospiti di Confartigianato Taranto, e parliamo di un argomento molto interessante, quello appunto legato ai problemi dell'estetica. Parleremo ovviamente dei risvolti della sicurezza, sicurezza soprattutto per quel che riguarda la salute, ma affronteremo anche questa tematica considerando le implicazioni di crescita, di sviluppo del territorio attraverso le attività connesse appunto all'estetica. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a cominciare da Fabio Paolillo. Lui è il direttore di Confartigianato Taranto. Alla mia sinistra, alla mia destra, il dottor Nicola Scarnera, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione, nonché Cosimo Scarnera, mi perdoni, nonché dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, nonché direttore dello Spesal. E ancora alla mia sinistra la dottoressa Perla Suma, già consigliera di pari opportunità. E ancora Raffaella Semeraro, che è appunto il presidente provinciale di responsabile provinciale di Taranto, nonché responsabile regionale di Confartigianato per quanto riguarda appunto il settore dell'estetica. E allora partiamo subito dal direttore Fabio Paolillo, parliamo di questo mondo dell'estetica. Consideriamo le problematiche relative alla sicurezza innanzitutto, ma anche all'estetica come strumento per creare occasioni di lavoro, per far crescere il territorio, per movimentare l'economia. Innanzitutto buonasera, noi avremmo voluto parlare in questa trasmissione dello sviluppo sempre migliore di questa attività. Questa è un'attività che comporta uno studio a monte dei sacrifici economici, cioè chi si diploma estetista perché lo fa con passione, quindi fa sacrifici per mettere su le proprie imprese, i propri istituti. Oggi invece ci troviamo a combattere e come quasi ultima spiaggia andare in televisione per rappresentare la grande problematica che affligge questo settore, che è quello dello scadimento della propria attività a causa della continua interferenza del lavoro nero e abusivo. Ci dispiace dirlo, ma purtroppo torna a galla questa vecchia piaga che purtroppo si ingrandisce sempre di più, non tende ad esaurirsi. Le abbiamo provate tutte, compreso denunce, querele, roba varia, però non sembra che questo argine sia impossibile che venga messo. Ovviamente cosa stiamo notando? Stiamo notando che questo settore, che comunque produce 300-400 diplomati all'anno tra qualificate e specializzate, alla fine vede, anziché crescere le attività iscritte in modo regolare, addirittura si nota una cancellazione superiore alle iscrizioni delle estetiste. Quindi qualsiasi analista potrebbe capire che è un settore che, se continua così, va a dilagare nel nero e non a migliorare secondo le aspettative che lo stesso dottor Abate diceva all'inizio. Ecco, e ho nelle mie mani una denuncia che voi avete sporto alla Guardia di Finanza proprio per affrontare queste problematiche del settore benessere. Avete denunciato il lavoro nero e quindi l'abusivismo. Ecco, prego la telecamera di inquadrare questa vostra denuncia. Questa è la richiesta di incontro successiva alla denuncia, l'esposto che abbiamo fatto nell'estate del 2014. Ecco, sì, mi correggo, quindi sì. Questo è l'esposto, ma tanto i nostri amici da casa avranno modo di vederlo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ritenuto di metterci la faccia, e la faccia ce l'hanno messa la Presidente e tutte le associate. Noi abbiamo prodotto un esposto con dei nomi
delle segnalazioni chiare con nomi e cognomi di circostanziate. Circostanziate, sempre quello per i dati che poi possiamo, possiamo reperire. Ecco. E ovviamente ormai ci sono. Non bastavano più i bigliettini da visita, i volantini, adesso c'è proprio i social che padroneggiano ormai su ogni computer, su ogni smartphone, e quindi la lavoratrice abusiva c'ha un canale pubblicitario non indifferente. Certo. E abbiamo cercato di metterci la faccia, mettere nero su bianco. Siccome ci è sempre stato detto che fino a quando non si danno nomi e cognomi non possiamo fare niente, noi ci siamo messi e abbiamo messo nomi e cognomi, li abbiamo mandati alla Guardia di Finanza, li abbiamo mandati all'Agenzia delle Entrate, li abbiamo mandati anche alla ASL e a tutti i sindaci per loro, perché hanno una grande competenza per il controllo del territorio. Il sindaco è il primo responsabile della provincia di Taranto. Abbiamo poi aspettato, abbiamo incontrato. Quanto tempo fa? Questo è successo a luglio del 2014. Abbiamo incontrato, perché con la Guardia di Finanza, che ci ha comunque dato sempre la massima accoglienza, ci siamo visti con l'ex comandante, perché poi ne è subentrato ultimamente un altro, ci hanno raccontato la complessità, ci hanno spiegato la complessità delle indagini, ci hanno raccontato la difficoltà anche loro a porre rimedio. Però diciamo che la Guardia di Finanza forse è stato l'unico ente che poi ci ha dato questo ascolto. Ne aspettiamo i riscontri, o quantomeno il territorio aspetta i riscontri, perché non è che devono darli a noi. Cioè, i risultati poi beneficia la collettività. Ci siamo accorti che questo non basta e quindi dobbiamo continuare e utilizzare tutti gli strumenti utili. Quindi ben venga Polifemo e l'aiuto che ci può dare il dottor Abbate per far comprendere all'opinione pubblica e soprattutto agli utenti quali sono non solo le difficoltà a cui va incontro l'economia, che bisogna pensare anche a questo, ma ci sono problemi che poi racconteranno gli altri, proprio di sicurezza proprio igienici e sanitari della persona, no? E quindi noi continueremo a testa bassa questa campagna di sensibilizzazione fino a quando almeno ne prenderanno una e ce lo faranno sapere. Certo. E allora, dottor Cosimo Scarnera, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, nonché direttore dello SPESA, l'abbiamo fatto cenno a questa necessità di controlli per un'esigenza di legalità, ma oltre alla legalità emerge l'aspetto chiaramente della sicurezza, perché, ripeto, qui è in ballo e a rischio la salute di chi purtroppo dovesse incappare in mani tutt'altro che professionali. Come vi orientate, come il suo istituto, diciamo, il suo dipartimento, come si muove? Sì, io tutto buonasera a tutti, ringrazio dell'invito, che sicuramente può essere considerato un momento anche di educazione sanitaria, proprio rivolto sia alla popolazione, agli utenti, chiamiamoli così, da un lato, però è importante anche l'aspetto del lavoratore. Quindi noi ci muoviamo come ASL in due momenti. Il primo momento di tipo prevenzionale, perché autorizziamo di fatto tutte le attività che esistono sul territorio, valutando quelli che sono in via preventiva gli aspetti organizzativi, strutturali e professionali, e quindi legati in particolare ai luoghi di lavoro dove questa attività viene esercitata. E quindi si intuisce bene che in questa prima fase vengono valutate tutte le attrezzature, quindi lo strumentario che utilizzerà l'operatore per poter esercire la propria attività. E quindi questo dovrebbe garantire già in questa prima fase l'utente nell'utilizzo di quella struttura e quindi avvalendosi o scegliendo liberamente il proprio operatore. Poi c'è l'aspetto invece successivo, che è quello legato alla vigilanza, legato ai controlli che vengono fatti periodicamente sul territorio, dove vengono verificate addirittura che tutte le situazioni presenti al momento dell'autorizzazione, così come è stata rilasciata, permangono nel tempo, perché dobbiamo intuire e capire che l'utilizzo, la strumentazione non basta che ci sia, ma che venga utilizzata anche in migliore modo. E perché questo? Perché in realtà esistono dei rischi.
I rischi possiamo riassumerli in tre ordini di categorie: un rischio chimico, un rischio biologico e un rischio per il lavoratore di carattere posturale, perché anche il lavoratore va salvaguardato in quanto operando in una certa maniera, in un certo modo, con una postura ripetuta nel tempo, può andare incontro a determinate patologie. Quindi noi valutiamo tutti gli aspetti, l'aspetto dell'utente e l'aspetto del lavoratore. Il rischio chimico legato in particolare, non dimentichiamo che esistono delle sostanze altamente pericolose che possono dare varie patologie che vanno dalla dermatite di contatto, dalla dermatite da irritazione all'asma, e ci sono delle sostanze che sono anche di tipo cancerogeno. Poi abbiamo un rischio biologico legato alla trasmissione di malattie, sia in forma diretta, cioè attraverso il contatto con le mucose, in quanto noi parliamo di attività alle quali c'è un contatto diretto con il corpo umano, e sia in via indiretta, perché attraverso l'uso di uno strumentario che può essere veicolo di malattia, se non ben disinfettato, o meglio, poi spiegheremo se ci sarà il tempo di stabilire la differenza tra disinfezione e sterilizzazione, quindi il strumentario che deve essere sterilizzato, quindi la possibilità di evitare qualsiasi possibilità di trasmissione indiretta delle patologie, che vanno dalle dermatosi, come abbiamo già detto, però di tipo micotico nel caso specifico, a epatite B, all'epatite HCV correlata e quindi anche all'AIDS, tanto per intenderci, HIV. Quindi capite bene che quello di cui stiamo parlando è un problema molto serio e quindi va affrontato con le dovute cautele da parte dell'utenza. Perfetto. Siamo con la dottoressa Perlassuma, già consigliera di pari opportunità. Consigliera Suma, vorrei parlare di questo mondo, no? Dell'estetica, di queste problematiche dell'estetica, voi sotto l'aspetto, come abbiamo detto, della sicurezza, no? Perché poi il discorso è mettendoci dalla parte dell'utente, del fruitore del servizio, chiaramente non mettersi in mani sicure comporta i danni che abbiamo evidenziato, ma anche proprio questo mondo dell'estetica come possibilità di creare e trovare occupazione. Allora, grazie, buonasera, grazie di questo interessante, diciamo, momento e spunto di riflessione per un mondo direi conosciuto, ma sconosciuto sotto certi aspetti. Conosciuto perché l'estetica ovviamente vuol dire bellezza, quindi tutto ciò che riguarda i canoni della bellezza, sia esteriore che interiore, ovviamente è un mondo che rivela, insomma, il suo fascino. È chiaro che parlando di uno sbocco occupazionale come può essere quello dell'estetica, credo che in questo momento sia vincente, perché tutti i dati ci riportano e ci dicono in questo momento che forse l'unica cosa a cui non si rinuncia, soprattutto le donne non rinunciano, è quello di curare al massimo l'aspetto esteriore, quindi che può essere dai capelli, che può essere dal viso perfetto, che può essere da un paio di mani curate, e questo vuol dire che questa professione, diciamo, che domani senz'altro avrà il suo ritorno, cioè investire oggi in estetica vuol dire senz'altro investire soprattutto su se stessi e su quello che potrebbe essere un futuro occupazionale. Quindi dedicare del tempo e delle ore alla formazione, perché ovviamente diventare estetista comporta un sacrificio di impegno, sia dal punto di vista di studio sia di impegno anche economico, però questo ha senz'altro il suo ritorno.
Tutto questo converge anche in un discorso che ovviamente noi dobbiamo anche insegnare, credo, da parte di chi farà questi corsi, che c'è anche il rispetto delle regole, che è quello di posizionarsi nel mercato del lavoro con tutti i crismi possibili e immaginabili, perché lei, ovviamente, è ispettore del lavoro, sì, quindi perché ovviamente è una materia che la concorrenza sleale non piace a nessuno in qualsiasi attività oggi. Ognuno di noi intende immettersi, è chiaro che bisogna rispettare delle regole, che è quello sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista contributivo e anche lavorativo, quindi insomma rispettare un po' tutte queste caratteristiche è chiaro che comporta sacrifici, però si tutela, insomma, si tutelano diverse figure professionali, sia si tutela il proprio lavoro, sia quello che ovviamente si può garantire ad altri, ma nello stesso tempo anche all'utenza che domani, diciamo, si rivolge a un estetista, è importante che abbia dei punti di riferimento che siano ovviamente certi. Perfetto. E andiamo da Raffaella Semeraro. Lela è responsabile provinciale provinciale di Taranto e regionale di Confartigianato per quanto riguarda l'ambito dell'estetica. Parliamo di questo settore, parliamo del mondo dell'estetica visto dal vostro angolo visuale, dalla vostra prospettiva, difficoltà e aspirazioni. Difficoltà, ha detto la parola giusta, perché oggi diventa difficile poter portare avanti un centro visto il grande lavoro nero e anche grazie alla crisi, diciamo. Però c'è da dire che cerchiamo in tutti i modi di combattere questo lavoro nero, ma stiamo aspettando delle risposte che ci dovevano venire dalla prefettura, dalla finanza, dando dei nominativi presi non a caso, ma presi nel giusto, di persone che lavorano in casa e per ragazze che lavorano in nero, che vanno in giro per le case. Ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quello che sono io a fare una domanda: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo ancora fare per questo lavoro nero? Visto che nessuno, cioè la finanza vi dice non possiamo fare niente, perché comunque ci vuole un mandato per ogni estetista che viene che per poter essere controllata. Cioè, sono io che faccio le domande, io faccio fatica a lavorare, e poi chi viene controllato sono quelli che lavorano nel giusto. Certo. Diciamo che, Paolillo, esiste un mondo sommerso, un mondo nascosto che invece le istituzioni dovrebbero far emergere. Se crediamo di stare e stiamo, grazie al cielo, allora, in un paese di democrazia. Chiedo scusa se prendo ancora io la parola, ma le istituzioni, ora, parliamo di quando si apre un parrucchiere, una palestra, viene messo dentro, vengono controllati, poi vengono messi dentro solarium, vengono messi dentro estetiste e poi non c'è un secondo controllo. Ora, un solarium ha bisogno di un preposto, il preposto è un estetista che sa i rischi di un solarium, invece no, ci sono dei parrucchieri dove ci sono dei solarium, dove non c'è il preposto, delle palestre, dove ci sono delle cabine chiuse in un stanzino, dove non c'è l'uscita, dove non c'è tutto ciò che è a livello di servizio igienico, sanitario. Ora, le istituzioni cosa fanno? Ok. E io direi, Paolillo, intanto facciamo un giretto in tribuna, abbiamo delle estetiste, una rappresentanza, cioè, delle nostre estetiste. Ecco, e quindi questa tribunetta ora è stata microfonata, e quindi sentiamo un po' il loro pensiero, come si vive a essere estetisti a Taranto. Voi chiaramente siete qualificati, siete controllati, però poi ci sono i furbetti del quartiere. Ma sono assai adesso, con me. Sono tollerabili, cioè fino a quando c'è una tolleranza. Dice una percentuale minima, va passi, ma poi. Ma quando c'è la crisi e questi tolgono il pane, ma ormai lo tolgono il pane. Certo. Diventa difficile anche fare associazioni, cioè diventa difficile fare tutto. Ecco, sentiamo un po', non siate timidi e timide. Buonasera.
Io mi rifaccio un po' a quello che ha detto il dottore prima sul avvicini il microfono, sul discorso, mi scusi, sul discorso della disinfezione e della sterilizzazione. Io lascio immaginare soltanto a quelle persone che si rivolgono alle persone in casa, alle estetiste, chiamiamole estetiste, che poi la maggior parte non lo sono, a servirsi da queste persone qui in casa, dove prendono la loro attrezzatura e la passano dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 9 da persona a persona, insomma. Quindi di infezioni ne possono trasmettere tante. Sentiamo qualche altro o qualche altra. Non si ha un po' di paura. Continua, bene. Potrei stare fino a domani. Però deve avvicinare il microfono. Potrei stare fino a domani a parlare. Poi, per quanto riguarda il discorso che diceva la dottoressa, per quanto riguarda il di mettere in regola il tutto e che sembra che questo settore in crescita, forse i dati non vengono visti come fa Renzi, non vengono visti come si devono vedere. Perché è in crescita perché ci sono molti imprenditori, qualcuno che ha 100 euro in tasca, che dice apro il centro di estetica, poi mette la cugina, io li posso, l'ho già detto alla finanza, posso portare loro e chi vuole in qualsiasi centro estetico dove dico io, perché io sono oltre 20 anni che faccio questo lavoro, quindi ne conosco qualcuno in più. Questa gente qui apre i centri estetici, mette persone non qualificate, si compra gli attestati, dimostrabile, non dico chiacchiere, compra gli attestati da estetiste che non sono presenti nel centro estetico. Non sono ancora riuscito a capirlo questo discorso qui. Certo. E allora, io personalmente ho fatto due denunce alla finanza da quando è Fabio un anno? Da luglio. Un anno. Ho parlato col viceprefetto dove mi aveva assicurato 10-15 giorni. Sto aspettando, ora mi tocca solo parlare col Papa. Fabio Paolillo mi conosce e sa che io, grazie a Dio, sconti a nessuno non ne ho mai fatti. Per questo mi hanno voluto anche far fuori dalla televisione e ho creato una struttura autonoma. Per essere liberi e per dire quello che si pensa. Organizziamoci, andremo con le telecamere dai soggetti istituzionalmente preposti, faremo il nodo al fazzoletto, come si suol dire, diremo oggi è stata presentata questa denuncia, un anno fa è stata presentata questa, circostanziata, quando vi dovete muovere? Ma le denunce, quelle che ho fatto io insieme a, dobbiamo poi passare a Fabio, abbiamo un quarto sì, d'ora ancora. Non è che le ho fatte così, ho detto ci sono. No, erano mirate, il numero di telefono, gli ho detto pure cosa portava di intimo quell'estetista. Bene. E poi dobbiamo, oltre la fase della denuncia, io vorrei parlare anche di qualcosa, però, della proposta. Noi come associazione noi abbiamo dovuto ampio rispetto delle istituzioni, ci siamo sempre dimostrati collaborativi e vogliamo cominciare a continuare a collaborare. Quindi noi comprendiamo i problemi, le difficoltà anche degli organi di controllo. Cioè, giustamente la dottoressa D'Assumia dice se la legge non mi consente poi di violare quella, è tutta una complicazione. In tutto questo giro di complicazioni chi ne subisce una proposta la si può fare. Chiedo scusa, forse bisognerebbe far passare e veicolare di più il messaggio della questione che ovviamente il dottor Scarnera metteva in evidenza, cioè chi si reca in queste strutture, pseudostrutture non organizzate e quindi improvvisate, perché non è detto che tutti abbiano poi in effetti questo diploma di estetista, può darsi che qualcuno abbia cominciato e poi non abbia completato il tutto. Ma al di là poi del diploma o non diploma, perché comunque l'esperienza e tutta una serie di altri fattori, forse bisognerebbe diffondere di più la notizia della questione delle malattie, delle eventuali complicanze, cioè ecco, fare una comunicazione di questo che tipo, che il risparmio è solo un risparmio fittizio, apparente, è dannoso, poi perché poi si paga altro, cioè, è chiaro. Spiegare e fare dei messaggi diversi. Fabio Paolillo, abbiamo evidenziato questi aspetti negativi, ma Confartigianato è propositiva,
Confartigianate in Movimento, in questa ottica l'iniziativa Formarti. Sì. Anzi, facciamo una bella cosa, mandiamo lo spot di Formarti. Se hai deciso di realizzarti professionalmente nel mondo dell'estetica, allora devi prepararti e impegnarti seriamente. Per questo c'è Formarti, il centro di formazione di Confartigianato, che mette a tua disposizione docenti estetiste con una consolidata esperienza nel campo che ti guideranno sino all'inserimento nel mondo del lavoro. Sono aperte le iscrizioni al corso biennale di qualifica per estetista riconosciuto dalla provincia di Taranto, con costi estremamente accessibili e pagamenti personalizzati. Formarti è in via Cesare Battisti numero 135 a Taranto. Fidati, garantisce Confartigianato. Confartigianato ha deciso di costituire nella provincia di Taranto un centro di formazione che si chiama Formarti. È un centro di formazione che è rivolto a tutte le categorie che sono operanti nell'ambito dell'associazione. In questo caso particolare, per quanto riguarda il comparto dell'estetica, è stato attrezzato un laboratorio di estetica che viene messo a disposizione delle imprese associate, che dove loro potranno svolgere, prepararsi ed aggiornarsi dal punto di vista professionale secondo le loro necessità e i loro desideri. In più, siccome purtroppo ci dicono più di una volta, ci viene sollecitato il fatto che si ha difficoltà a trovare manodopera poi realmente professionale, quindi già pronta per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, Formarti ha avuto il riconoscimento per poter qualificare le estetiste e quindi sono state già avviate le iscrizioni. La differenza è che noi non siamo meglio o peggio di altri, non ci interessa metterci sul mercato da questo punto di vista. Noi ci mettiamo a disposizione delle imprese iscritte perché intenderemo formare le estetiste che hanno già deciso, quelle persone che hanno già deciso che il loro futuro professionale sia nel campo dell'estetica, formarle in un certo modo secondo le necessità del mercato locale, perché i docenti saranno le stesse estetiste che sono iscritte da noi. Okay. E quindi ci sarà un conseguente sbocco lavorativo, perché una volta che mi sono formato la persona come desidero è capace che me l'assumo, certo. Pure, quindi. Perché conosce chi eventualmente è uno strumento assumerebbe, che mettiamo a disposizione, ecco, degli iscritti. Ecco. Per la Suma lei è stata consigliera di pari opportunità. Quindi conosce bene l'universo donna, il mondo donna, ecco, il ruolo dell'estetista in questo pianeta. Lo riprendiamo col discorso che abbiamo detto all'inizio. Sì, certo, credo che sia, ripeto, sia una bella occasione, soprattutto di questo corso strutturato in questo modo, perché soprattutto formarsi con persone che hanno una storia alle spalle è una storia importante e significativa, credo che sia un'occasione da cogliere al volo, cioè senz'altro, cioè il mestiere io lo imparerò davvero, e questo vuol dire che se sono veramente intenzionata a spendermi nel mondo del lavoro con questa qualifica, penso che l'occasione sia importante. Ghiotta. Dottor Cosimo Scarnera, nel suo primo intervento lei aveva accennato una differenza, questa mi interessa e penso che interessi il pubblico da casa, tra disinfettare e sterilizzare. Ecco. Sì, questo è uno degli aspetti. E poi altri che lei volevo ritiene. Un attimino, sì, prego, riprendere il discorso sull'esistenza e sull'importanza delle istituzioni. Allora, le istituzioni bisogna dare atto che svolgono il loro ruolo, che devono necessariamente rispettare le norme, per cui il problema è abbastanza complesso. Però bisogna avere sicuramente fiducia nelle istituzioni, perché tutti quanti facciamo il nostro dovere. E sotto questo aspetto mi rallaccio anche a quella che è il ruolo anche della Confartigianato, nel senso che la Confartigianato, sentivo dire, svolge un ruolo anche di formazione nei confronti di coloro i quali domani accederanno a questa attività. Bene, io accanto a questo ruolo di formazione, no, sotto questo aspetto come istituzioni siamo disponibili, e Paolino lo sa che in precedenza c'è stato sempre questo rapporto,
Penso che la chiave di volta del discorso, riprendendo anche quello che è stato detto da voi, sia proprio legato alla informazione all'utenza e alla popolazione, perché credo che ci sia poca informazione, nel senso che anche disinfezione e sterilizzazione può far capire che una semplice disinfezione, cioè utilizzando l'alcol etilico banale, quello rosa che noi compriamo, non serve a nulla. Quindi il virus dell'epatite o il virus dell'HIV eventualmente presente, anche se per fortuna remoto, non viene assolutamente distrutto. Quindi è necessario avere un autoclave, avere una stufa a secco, cioè un strumentario che posseggono solo coloro i quali sono stati regolarmente autorizzati. Questo il cittadino lo deve sapere e quindi è necessario che si sia un'adeguata informazione. Un ultimo aspetto che volevo mettere in evidenza, anche nel mondo della cosmesi, tatuaggi, piercing e quant'altro. In questo caso noi, cioè la norma parla chiaro, esiste una scheda informativa che deve essere data al soggetto che deve essere sottoposto a questo tipo di pratica, che non so quanti utenti abbiano ricevuto questa scheda informativa, non solo, ma ci vuole anche il consenso informato che deve essere sottoscritto. E se minore deve essere sottoscritto dal genitore. E poi un altro aspetto, e chiudo, il patto di rilasciare la fattura nella fattispecie serve anche per individuare il prodotto, il trattamento che è stato utilizzato, perché in caso di eventuale contenzioso, perché queste cose possono accadere, anzi accadono anche spesso, attraverso questo documento l'utente può garantirsi un'eventuale difesa nei confronti di colui quale ha procurato un danno. Ecco, sotto questo aspetto sono delle chiavi molto interessanti che potrebbero essere approfondite ancora di più. Raffaella Semeraro, se lei avesse dinanzi un aspirante estetista, cosa direbbe? Cosa si sentirebbe di dire? Che c'è tanto da imparare e io che ho 30 anni di lavoro ancora cerco di imparare. E anche quali sono proprio le motivazioni profonde, no? Che quella vocazione, tra virgolette, che ti spinge è a dire voglio fare l'estetista. È la passione, almeno a me. Nasce, lei dice. Sì, io penso che è una cosa che nasce dentro, che è una passione. E essere innamorati del proprio lavoro è diverso da lavorare per un lavoro. Cioè fare l'estetista oggi, e vedo molte ragazze che lo fanno perché pensano di un guadagno, ma che è facile, ma non è così. Se non è la passione, la prima è la cliente ad accorgersene, e poi anche te stesso non dai il massimo su quello che fai. E quindi quello che dico è: o lo ami o ti fai amare da questo lavoro, perché comunque è tutto lì. È meglio non farlo, ecco. Prima di chiudere, Paolillo, e formarti. Ci sentirete parlare ancora di questo? Purtroppo possiamo capire che magari gli utenti stessi può essere fastidioso sentire delle persone che comunque sono dei professionisti lamentarsi su. Ma è legittima la. Il problema è che questo problema sta in ogni categoria. Attenzione, cioè non è un problema solo dell'estetica o del parrucchiere. Qua ormai si è persa la bussola, cioè è un mercato globale, come nel mondo per esempio dell'odontoiatria, dei dentisti, che anche quella è un'altra piaga, che subisce la concorrenza sleale, e purtroppo ci aspettiamo, pur avendo il massimo rispetto delle istituzioni e con tutta la buona volontà di informare, prendiamocelo questo ruolo, ce lo dà la dottoressa Suma, ma non è ok, facciamo, lo continuiamo a fare, lo stiamo facendo stasera, cioè quello di informare, dare questa informazione sui pericoli, sui rischi. Il problema è che ci vuole anche un corrispondente maggiore controllo da parte anche delle istituzioni, che devono sanzionare, devono punire, certo. Devono dare l'esempio, perché se non c'è l'esempio queste parole nostre vanno al vento. Sono come il vento. Oggi sono convinto che stasera qualcuno ci starà ascoltando e starà ridendo,
ed è c'è poco da ridere. E sarà l'estetista Arnero. Cioè, beh, ma penso che se noi facciamo un bel pressing ci avrà poco da ridere. Io la prendo a bazzo, poi sai come sarà, Paolino, lei sfonda una porta aperta, perché le regole vanno rispettate. Mi appesantirò nei confronti del sarà tutore, un piacere, perché una mano ce la dovete dare per, certo, no, per fare questo. Poi comunque noi faremo le giornate della bellezza, faremo un discorso anti-abusismo dei... Cioè, torneremo a bomba di volta in volta su questo argomento. È tutto. E allora, un Polifemo ricco, diviso in due parti, una seconda parte che mi è piaciuta particolarmente perché abbiamo individuato delle prospettive di sviluppo, ma abbiamo sottolineato l'importanza della legalità. Non si può prescindere dalla legalità, innanzitutto per la salute di chi si sottopone a determinate pratiche. Che dire, l'appuntamento con Polifemo per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stessa rete, Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre. Polifemo, la libertà di informazione, di dire quello che si pensa. E ora ci congediamo come al solito con un momento musicale e abbiamo i nostri amici Jepp e Dania. L'appuntamento di nuovo, venerdì prossimo. Buona serata.